MFO a partire dal 2019. Chiedevo, ma che sono questi Cooking on Three Burners? E andando a cercare un po' in rete ho scoperto sono un gruppo... Lanterna azzurra. Oggi parliamo di un brano mitico, una super hit. Sto parlando di Show Me Love. Si può non parlare di Sanremo? I diciottenni di oggi sono nati nel 2000. Nel 2000 io facevo il mio primo diciottesimo da DJ. Ciao amici, buonasera, benvenuti. Gli anni 90, non so se lo sai, ma sono finiti e sono passati anche già da un pezzo. Per la rubrica Anche i DJ leggono, oggi parliamo di In diretta, il gioco a giovedì della mia vita, la storia, la biografia di Claudio Cecchetto. Dopo aver parlato di libri, non potevamo non parlare dei film dei DJ, quindi nuova sigla, nuova rubrica. Been up to for 20 years. Che abbiamo messo all'inizio è che la colonna sonora di Blade Runner, in particolar modo i titoli di coda, sono ancora molto attuali. Lo consiglio. I have to tell you, I've never ever planned a set, not once. So what I normally do, if I'm going to do like a set, I made a selection of 100 records in the tractor as a set. So it's like a record box in some ways when I choose my set. And in that set, something has to happen. If I can't make a good set out of 100 records for that night, and then I might as well basically work in a fish and chip shop. In questo video c'è tutta l'involuzione della musica italiana degli ultimi 20 anni. Preferirei veramente farmi volontario per una circoncisione in Piazza San Pietro piuttosto che ascoltare una sua canzone. Però... Stammi più vicino, ora che ho paura. Che in genere ascoltano il DM. Ora... Purtroppo serate di G-House non esistono, quantomeno nel nostro paese. Lasciato. Ringraziarlo per la sua musica, per quello che ha fatto in questa vita breve e tormentata. Il video più visto del 2020. Il video più visto di quest'anno è stato La grande bufala del Dingle, che continua a generare molte visualizzazioni e anche tanti commenti. Parlatene bene, parlatene male, l'importante è che se ne parli. Mica vero, sai. Samsara Never Close. Sei un DJ o fai DJ?
ciao. Silenzio addirittura, perché hai qualcuno con cui puoi riempirli. Con cui puoi riempirli. Amici di Essere DJ Oggi, siamo qui di nuovo ospiti degli House of Glass Studio, Gianni Pini. Ciao. E oggi parliamo della compressione. E puoi sperare che ci siano altri come me. Dopodiché si va al processo successivo. Oddio, mi hanno rubato la playlist! Che per il mercato italiano corrispondono circa al 25% delle vendite complessive di musica nel corso dell'anno. Classifica di vendite nel secolo scorso. La Prime 4 è una console a 4 canali con uno schermo touchscreen 10 pollici, quindi praticamente grande e portatile.